Le immagini dall'alto raccontano bene quanto sia popolato il borgo di Cirò. Qui si è svolta la decima edizione di Incontri Divini, un evento che celebra le eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio cirotano. Organizzato dall'Associazione Culturale Quattro Porte, l'evento ha attirato migliaia di visitatori, oltre 7.000. Quest'anno siamo giunti alla decima edizione, un fiume di gente, celebriamo i 10 anni e abbiamo voluto dedicarlo a loro, infatti è un'edizione gold, i percorsi sono pieni di colore oro, abbiamo 34 cantine che espongono, tanti vini da degustare, ma soprattutto tanta enogastronomia, ma un'attenzione particolare rivolta agli artisti, tanti artisti che espongono e tante installazioni fatte lungo i percorsi. Le vie del borgo sono animate con degustazione di vini pregiati, specialità gastronomiche locali, esibizioni musicali dal vivo, un viaggio in cui i sapori hanno fatto la differenza in un incrocio con i suoni e le tradizioni. I numeri poi sono indicativi anche dell'indotto che genera una manifestazione di questo tipo. Un evento molto importante, importantissimo per il nostro borgo, il borgo di Cirò, un paese ricco di cultura, di storia, di arte, di poeti e di santi, perché qui è nato anche San Nicodemo Abate, monaco basiliano del Novecento. Sono molto orgoglioso e soddisfatto di questa serata, perché realmente c'è tanta gente, è una manifestazione, un evento che sta andando sempre in crescendo e richiama molta gente da tutto il territorio crotonese, anche tutti i turisti che si affacciano nel nostro territorio. E raccontare un territorio nelle sue straordinarie bellezze, e farlo attraverso proprio la visita degli ospiti. E se questo è l'obiettivo, stasera è stato ampiamente raggiunto, perché veramente sono migliaia le presenze nel borgo e la cosa più bella è vedere i sorrisi sui volti degli ospiti. È quello che noi vogliamo. Vogliamo raccontare un territorio nelle sue bellezze, e farlo attraverso quello che è il principale marcatore identitario del territorio, ovvero il vino.